Carlo Gozzi, uomo letteratissimo e anche un po' sfigato. Carlo Gozzi nasce il 13 di dicembre, è un sagittario, nel 1720, giù per là. Nasce da nobilissima famiglia. Non appeso alle pareti in una bella cornice, ma non mai opposto, né contraddetto, e corso ai tribunali. Il mio nome è Carlo. E fu il sesto parto della mia madre, non so se mi deva dire uscito alla luce o alle tenebre di questo mondo. E l'ottimo, indistintamente. Bravo! Il sciagurato contagio. Il sciagurato contagio si diffuse. Per modo, attenzione, il contagio si diffuse per modo che furono considerati, acclamati, applauditi generalmente per eccellenti, originali, inarrivabili scrittori, persino il dottor Carlo Goldoni e l'abate Pietro Chiari, i quali dovevano sembrare che uscissero dai loro propri cuori naturalmente e perciò piacevano. O per tale motivo, praticati pubblicamente e privatamente per più di 25 anni tutti i drappelli dei comici, delle comiche, dei canterini e delle canterine, dei ballerini e delle mie teatrali, che non è conosciuto dalla incapacità dei miei censori. Il solo colto avvenimento d'acclamazione. Bravo! Gozzi, Bonisio Gozzi, corpo e anima, due cose differenti ma unite nello stesso spazio su questa tribuna elettorale. Ma vedo che è giunto il momento. Io ne saluto. Vedo che è il momento. Appunto. Deve sospendere il comizio. Senza le giornate. Lo so, lo sospendo subito. Sai che gli dai 700? Spieghi che sta dietro. TG, sì. TG 700. Come? 700, cioè c'era nel 700, manca 700, è un TG gentili spettatrici, buonasera dal vostro Lillo Gruber e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG 700. Come? 700, ma ti sei sordo? Cominciamo con una notizia appena giunta in redazione. Denunciati brogli alle primarie in corso a Venezia. Eccola. Venezia. Ti vedi? Te lo dici brogli. Venezia. Un sedicente comitato di sostegno alla candidatura